mi tolga una curiosità. La prossima partita, lei può star seduto in panchina e Grassadonia in piedi nell'area tecnica? Nell'area tecnica ci sarò io. Sempre lei deve esserci. Sì, è obbligatorio che deve esserci lei. Grassadonia non può esserci. Quindi, caro Chiangone, l'hai detta grossa. No, attenzione. No, che no. Ho fatto a termini di regolamento, tra lei e Grassadonia, chi può stare in piedi nell'area tecnica? L'allenatore in prima. E basta. Certo. Certo, dimmi gli allenatori, dimmi a Peppino Manzi. Perché se no, scusi. E quello della Procura Federale possono crearti problemi, questa è la verità. Però dal punto di vista federale chi è che deve stare in piedi è l'allenatore in prima, punto. Nel regolamento, nella parte appunto in cui si parla dell'area tecnica, come potete vedere, c'è scritto. Sentiamo Francesca, vi prego. Che le persone autorizzate a prendere posto nell'area tecnica devono essere identificate prima della gara in conformità a quanto stabilito nel regolamento della competizione, che una sola persona alla volta è autorizzata a dare istruzioni tecniche e deve ritornare al proprio posto dopo averlo fatto. Mi dispiace per Cerona, però. Ma banalità, non abbiamo. Veniamo al punto. Chiudiamo il discorso. No, assolutamente. La concedetevi un passo. Mi dispiace solo di una cosa, scusi, che Cerone è fresco di suo percorso e non sappia. No, a me dispiace una cosa. Questo mi dispiace. Questo mi dispiace. Che poteva Antonio c'è edificante che Murigno. Abbiamo preso uno che non conosce nemmeno Roberto, il Roberto, scusami, scusa, Antonio c'è edificante che abbiamo preso uno che non conosce nemmeno Roberto, il Roberto. Scusami, scusa.